il luogo dove il grande fiume Po accoglie le acque del Ticino. Un ponte metallico, figlio di un'altra epoca, unisce le sponde di due territori separati per natura e che l'ingegno umano ha saputo unire. Un ponte è spesso molto più di una semplice infrastruttura. È un elemento che identifica un territorio, una sorta di passaggio obbligato a cui si legano eventi locali, personali, storici e importanti per quei popoli che lo condividono. Un ponte infatti spesso si condivide, perché le sue campate uniscono o separano, creano e nello stesso tempo abbattono confini. Il Ponte della Becca sposa il territorio dal giorno della sua inaugurazione nel 1912 in pompa magna alla presenza di Re Vittorio Emanuele III e fino a oggi ne è testimone e ne è stato servitore. Ora tutto sta per cambiare, ma questa storia, la storia di un ponte, merita di essere ricordata e raccontata. Il territorio dell'Oltrepò Pavese, ricco, fertile e generoso, ha sempre avuto un handicap logistico, i fiumi Po e Ticino. In particolare proprio nei luoghi dove le acque del fiume che attraversa Pavia si immettono nel flusso del Grande Po. Questo sbarramento d'acqua delimitava e al tempo stesso limitava le capacità di movimento e di trasporto di merci e persone, impedendo un vero sbocco commerciale verso Pavia e Milano. Alla fine del XIX secolo, il prodotto principale di queste terre, l'uva e il vino, veniva trasportato oltre confine, verso la pianura, grazie a un ponte di chiatte che attraversava il fiume, consentendo un difficoltoso passaggio legato alle bizze del meteo e alle periodiche piene dei fiumi. L'appalto datato 1865 non riusciva quindi, nonostante i buoni propositi, a soddisfare le esigenze di un territorio che all'inizio del XX secolo, studi e censimenti davano già in grande espansione economica e commerciale. Dal 1882 venne infatti creato un comitato di cittadini e tecnici con il compito di studiare le possibilità di costruire un vero ponte sul fiume, una struttura permanente che consentisse alle merci un flusso continuo e garantito. Nel 1904 si costituì un consorzio tra i comuni interessati che affidò la costruzione dell'opera, dopo una gara d'appalto e con un preventivo di 2.700.000 lire, alla società Larini Nathan di Milano, in seguito divenuta Nathan Bolli. Il progetto era innovativo e, in linea coi tempi, l'ispirazione arrivò d'Oltralpe. Un ponte di ferro e acciaio, con giunti e sostegni a incastro e blocchi martellati. Un sistema alla moda per l'epoca, progetti ispirati alla costruzione della celebre Tour Eiffel. Con questi presupposti d'avanguardia, nel 1910 iniziarono i lavori, che furono completati nel 1912. L'inaugurazione dell'opera avvenne il 7 luglio 1912, alla regale presenza di Vittorio Emanuele di Savoia. L'Oltrepò Pavese aveva finalmente la sua via d'accesso alla pianura padana. E il punto scelto per la sua costruzione fu frutto di un ragionamento pratico e analitico. Il Ponte della Becca è un ponte a tralicci in acciaio con campate di 80 metri, quindi campate importanti, ha in totale 13 campate, quindi anche la luce totale è molto importante. Fu costruito alla confluenza del Ticino con il Po e qualcuno potrebbe domandarsi perché lì. Sembra strano, perché se si fossero spostati appena più a valle avrebbero attraversato solo il Po e il ponte avrebbe apparentemente potuto essere più corto. In realtà non è così.
Non è così, perché quando si costruisce un ponte la vera distanza che conta è la distanza fra gli argini. E in quel punto è vero che la somma di Po e Ticino è più lunga del solo attraversamento del Po, ma gli argini sono molto più vicini di quanto non siano più a valle. La struttura era concepita in modo da permettere una rapida costruzione e usare pezzi prefabbricati che consentirono una facilitazione importante durante la realizzazione. Un vero meccano ante litteram, un tuffo, uno slancio ardito nelle modernità dell'epoca, che proprio per la sua modernità è andato incontro ad alcune problematiche importanti. Un ponte in acciaio è un ponte che ha molti vantaggi, ma che ha anche alcuni svantaggi. Lo svantaggio classico di un ponte in acciaio è che ha bisogno di essere riverniciato con una certa frequenza, perché l'acciaio subisce problemi di corrosione. Il ponte della Becca non è sfuggito a questa situazione, ha avuto bisogno di importanti opere di manutenzione nel corso degli anni e purtroppo ha subito un altro evento comune, che è quello di andare a concentrare situazioni di danno laddove è difficile accorgersene. Ma nonostante le difficoltà e le perplessità iniziali, il ponte della Becca e la sua gittata di 1081 metri era pronto all'uso. La costruzione pretese anche il suo tributo in vite umane. Durante la realizzazione, infatti, due operai, immersi nelle acque del Ticino, per un malfunzionamento della campana protettiva, persero la vita. E ancora oggi una croce, posta su una delle pile del ponte, ricorda quel sacrificio. Gli operai che andavano sotto con questa campana, con pressione dove veniva pompata aria, scendevano sotto, facevano quello che dovevano fare, armavano, eccetera, eccetera. Dopo un certo punto, quel giorno, il compressore, diciamo, che pompava aria sia per far respirare gli operai e per tenere la campana in pressione, ha smesso di pompare, si è bloccato. E due operai sono morti sotto. All'inizio era stata prevista una corsia dedicata al treno, il tramvai, come veniva chiamato da queste parti, ma di fatto non venne mai realizzata, mentre la parte centrale dell'infrastruttura era ricoperta da terra battuta, perché erano i carri trainati da animali da soma i principali fruitori di questa nuova via d'accesso al mondo, e a seconda del peso e del numero di animali da tiro si aveva da pagare un dazio di passaggio, fondi che venivano utilizzati per la manutenzione ordinaria della struttura. Il ponte della Becca venne asfaltato solo alla metà del ventennio, quando gli autocarri e le auto presero il posto di carri e calessi. Intanto, sotto il ponte, dagli anni 20, si svilupparono eventi e iniziative sociali. Ad esempio, nel periodo estivo, su entrambe le sponde, le spiagge unite dal ponte della Becca venivano invase dai bambini, ospitati nelle colonie elioterapiche. Erano tempi diversi. Erano tempi in cui la burocrazia collaborava con la modernità. I documenti ancora esistenti e gelosamente custoditi nell'archivio storico del Comune di Pavia testimoniano l'accuratezza dei progetti. La collaborazione finanziaria con gli istituti di credito locali fu essenziale per tempismo ed efficienza. L'istituzione che dagli anni 90 si è presa carico della gestione del Ponte della Becca è la provincia di Pavia. Il rapporto tra la provincia e il Ponte della Becca dal punto di vista formale, amministrativo, istituzionale matura verso la fine degli anni 90, primi anni 2000, quando a seguito dell'attuazione del decreto legislativo 112 le province sono destinatarie di una serie di competenze. Fra le tante competenze amministrative ce n'è una che riguarda anche la viabilità. Quindi noi abbiamo sostanzialmente ereditato il ponte e la statale su cui insiste il ponte, la Pronese, in virtù di un accordo, un'intesa fra lo Stato e le regioni, che poi hanno trasferito la piena operatività alle province. Al di là delle considerazioni tecniche e della storia ufficiale che racconta la lunga vita del Ponte della Becca, ci sono storie che vanno raccontate e che esulano dalle narrazioni canoniche,
iniziando dal soprannome che il Ponte della Becca si porta dietro sin dalla nascita. Questo è il ponte dei bevitori, perché è stato costruito per la strada dei vini. Dove vanno a prendere i soldi? Allora, il Regno d'Italia apporta X lire e i vari comuni limitrofi altrettanto. Ma i comuni limitrofi in quale misura il loro apporto doveva essere pesato, considerato? Sul consumo comunale di vino. Il Ponte dei Bevitori, il Ponte della Becca, è all'apparenza una struttura che ha fondamentalmente il compito di trasportare persone e merci da una sponda all'altra di un fiume, unendo in modo rassicurante un territorio prima diviso. Ma nel caso del Ponte della Becca, la sua immagine e la sua struttura sono diventati parte integrante di un territorio, unendo non solo luoghi, ma anche pensieri, interessi comuni e diverse visioni sull'utilizzo del passaggio e del paesaggio circostante. Tutto questo ha portato alla creazione di un comitato che si occupa appunto delle sorti del Ponte della Becca e del territorio che lo circonda. Il comitato Ponte Becca si batte per due scopi. Lo statuto prevede sia la costruzione, la promozione della costruzione del nuovo ponte, perché non può più sopportare il traffico attuale, che la valorizzazione di quello esistente, perché l'idea è quella di far diventare questo vecchio ponte una pista ciclopedonabile e sarebbe in Europa, per quanto ne sappiamo, 1081 metri, il ponte più lungo ciclopedonabile. Quando si dice ne è corsa di acqua sotto i ponti, il proverbio diventa cronaca pensando all'incredibile portata del grande fiume che sotto le campate della Becca ha corso per oltre un secolo, portando grandi benefici a valle, ma a volte anche catastrofi e distruzione. Nel 1994 e nel 2000, due piene eccezionali hanno infatti sommerso il paesaggio. Solo 1,80 metri d'aria è sopravvissuta tra la forza delle acque poderose e la superficie inferiore del Ponte della Becca. La struttura ha resistito, ma case e attività sono sparite sotto la superficie delle acque violente. Il ponte è sempre eretto benissimo. Se questo ponte doveva andare giù, sarebbe già coricato, perché se scende, scende in blocco, non scende proprio a pezzi. 110 anni di vita prevedono molti incontri e molti eventi da raccontare. E il Ponte della Becca è testimone di tanti ricordi, a volte anche duri e tragici. La sua struttura, così all'avanguardia ai tempi della sua progettazione, ha subito, come ogni altro ponte sul Po durante la Seconda Guerra Mondiale, pesanti bombardamenti, che hanno causato danni, sì, immediati, ma anche conseguenze prolungate nel tempo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, sostanzialmente nessun ponte sul Po è sopravvissuto, si attraversava di nuovo come nel Medioevo con gli attraversamenti su barche, oppure erano stati realizzati diversi ponti su barche fisse, quindi ponti temporanei, diciamo. Il Ponte della Becca in parte è crollato, in parte no, viene ricostruito essenzialmente nel dopoguerra con una conclusione attorno al 1950. E di questo porta le tracce nel senso che le campate sono simili fra di loro ma non identiche, perché è diverso l'acciaio, sono diverse in alcuni casi i tipi di collegamento. Quando dopo la guerra venne ripristinato il transito su gomma e alla fine degli anni 50, quando il Ponte della Becca venne sottoposto a un rigoroso controllo strutturale, alcuni degradi dovuti all'usura, alle acque impetuose delle piene del Po e altre avversità avevano già evidenziato problemi importanti. Da allora il traffico sul ponte ha cominciato a conoscere limitazioni di transito e interruzioni di carreggiata che ancora oggi sono presenti sul percorso. Interventi tampone si sono quindi succeduti nel tempo per garantire la sicurezza del traffico, ma la situazione senza provvedimenti consistenti poteva solo peggiorare, anche perché la provincia di Pavia non aveva più disponibilità di fondi dopo i tagli previsti dalle leggi nazionali e le risorse
erano ridotte al lumicino. Queste risorse sono ridotte fino ad azzerarsi e questo spiega le tante difficoltà che la provincia ha dovuto incontrare nel tempo per riuscire a programmare e pianificare degli interventi non solo di manutenzione straordinaria ma anche di vera e propria messa in sicurezza. Il ponte è un ponte ultracentenario, è un ponte che ha evidenti limiti, è un ponte che abbiamo dovuto in alcuni periodi chiudere perché rischiava di cedere e siamo intervenuti rapidamente. Questo è accaduto nel novembre del 2010. Curiosamente, quando fummo chiamati per un problema apparente dal ponte della Becca, problema che era stato in realtà denunciato dagli automobilisti che transitavano sul ponte, che sentivano una sorta di gradino, non fummo chiamati per problema di corrosione, ma appunto perché qualcuno temeva che ci fosse stato un cedimento. Questo avveniva nel mese di novembre. Mandai un collaboratore che tornò, un collaboratore molto bravo per la verità, che tornò con una serie di fotografie e ci accorgemmo immediatamente che il problema non consisteva in un cedimento ma in una rotazione di una delle pile. Quindi un problema sostanzialmente in alveo, un problema di fondazioni. Lì stava il pericolo. Il problema stava nel fatto che con ancora una modesta rotazione la campata verso Pavia avrebbe ceduto, sarebbe crollata perché l'appoggio non stava più sopra la pila ma stava sopra l'acqua. In condizioni di questo tipo è chiaro che c'era un consistente pericolo di collasso, quindi fu necessario immediatamente fermare il traffico, chiudere il ponte. Il secondo provvedimento, un po' palliativo ma che comunque abbiamo fatto subito, è stato quello di tentare di saldare le due parti di ponte in modo che comunque un appoggio solo potesse portare anche la pila verso Pavia. Ma la vera misura che fu presa, fu decisa immediatamente insieme alla provincia, fu di realizzare due pile aggiuntive, quelle che talvolta vengono chiamate stampelle, ma queste stampelle sono realizzate ciascuna su sei pali di grande diametro e di grande profondità che anziché penetrare nell'alveo del fiume di una decina di metri scendono nell'alveo del fiume di 40 metri, quindi vanno in zone che anche la potenza dell'acqua non riesce a escavare. Le nuove pile, figlie di questo intervento d'urgenza, avevano un compito fondamentale: impedire un cedimento che avrebbe potuto avere conseguenze catastrofiche. Naturalmente queste due pile non furono messe in forza, cioè non fu incuneato qualcosa che sosteneva o spingeva verso l'altro ponte. Furono lasciate a qualche centimetro di distanza perché lo scopo era, se cede la pila esistente, si va ad appoggiare su queste. Cosa che puntualmente avvenne. Avvenne qualche mese dopo. Per la fine dell'anno le due stampelle furono realizzate. Furono rifatte prove di carico che comunque, come dicevo, le stampelle non appoggiavano, quindi in realtà erano prove di carico sulla situazione pregressa. Il ponte fu riaperto, il 17 marzo la pila incriminata crollò. Ma crollò è poco, dovrei dire scomparve. Io continuo a ricordare che grazie a questo intervento tempestivo probabilmente abbiamo evitato una disgrazia, abbiamo evitato problemi molto più seri. Nel tempo questa consapevolezza, unita anche a qualche risorsa straordinaria, ha permesso alla provincia di effettuare per lotti successivi interventi di non semplice adeguamento ma di messa in sicurezza e quindi di stabilizzazione dove necessario, di rifacimento delle parti compromesse, un lavoro che si sta completando ancora in questi mesi e che ci permette di dire che il ponte oggi della Becca è un ponte sicuro ma che porterà sempre inevitabilmente con sé una serie di limiti, il più importante del quale è la limitazione ai carichi pesanti. Dopo una serie di interventi urgenti, necessari e complessi, il ponte della Becca e la sua funzionalità territoriale, seppur con limitazioni, semafori e strettoie, è stato restituito ai cittadini, che continuano ad attraversare la confluenza tra il Po e il Ticino, percorrendo un'idea e un progetto, vecchi di 110 anni. Eliminare il ponte della Becca equivarrebbe a togliere una parte essenziale del paesaggio. Sarebbe un tradimento e un comportamento inaccettabile per chi ama questo territorio. Il ponte della Becca rimarrà
perché è un, se posso, meraviglioso esempio di archeologia industriale. Dovrà trovare una sua nuova destinazione. È un ponte su cui potranno passare le biciclette, su cui si potranno, perché no, organizzare anche degli eventi. Il ponte si colloca a ridosso della zona collinare. È un ponte che apre le porte prevalentemente alla Valle Versa, ma non solo, a un territorio che è molto ricco di storia, di tradizione, di prodotti enogastronomici. È un ponte che potrebbe essere il teatro naturale di una serie di iniziative davvero di promozione e di valorizzazione del territorio. Il Po, nel frattempo, continua a scorrere con forza sotto le antiche campate e i cambiamenti climatici hanno addirittura peggiorato la situazione, aumentando la violenza delle piene, sottoponendo il ponte a sforzi di sopportazione sempre più grandi. La necessità della costruzione di una nuova struttura che unisca in sicurezza i territori di Pavia e Stradella è diventata una vera esigenza, soprattutto per il traffico pesante su gomma. Noi abbiamo immaginato un ponte che porti già in sé il seme di un ponte che diventa a quattro corsie, che quindi per essere allargato non richieda di modificare le fondazioni, non richieda di modificare le pile, richieda solo di modificare l'impalcato e che non abbia elementi laterali all'impalcato che ne impediscano l'allargamento. Il progetto è figlio di un accordo tra Provi Viri, un'alleanza tra tutte le parti coinvolte, a prescindere dalle appartenenze politiche. E io credo che questa sia stata la carta vincente. È stato accantonato quella tentazione che spesso prende la politica di ergersi a protagonista, ma di lavorare tutti i giorni, quotidianamente, per portare a casa il risultato più importante, la realizzazione di un progetto e la garanzia che il finanziamento del ponte è inserito negli atti di programmazione del governo e in modo particolare nel piano quinquennale di ANAS. Il ponte della Becca e il nuovo progetto Infieri, sulla carta davvero ambizioso e adeguato ai tempi, sono infatti passati di competenza dalla provincia a ANAS. La nuova struttura non sarà però sola. Collaborerà infatti col vecchio ponte per valorizzare il territorio. Il nuovo ponte sarà sicuramente quel ponte che riporterà un turismo anche nella zona del ponte della Becca, perché comunque gli attuali problemi di circolazione hanno causato sicuramente anche un decremento del turismo di questa zona. Il nuovo ponte rappresenta quindi il futuro di questi luoghi. Ma lì vicino, a portata di sguardo, il ponte della Becca continuerà a esistere e a mostrare la sua struttura in ferro e rivetti, simbolo di un territorio da sempre all'avanguardia.